Imprese e lavoratori hanno cambiato i propri canali per la domanda e offerta lavoro. È solo uno dei fattori che emerge dalla ricerca intrapresa dagli enti bilaterali del turismo e del terziario La Spezia all'interno del programma regionale GOL e in collaborazione con Roberto Vegnuti, titolare di RV Consulting e coordinatore del progetto GOL. Gli enti bilaterali si sono spesi ad affrontare, diciamo, e a supportare la regione in questa ricerca proprio perché uno dei loro mandati e uno dei loro scopi principali è di essere un osservatorio sul lavoro per far funzionare meglio entrambi i settori del turismo e del terziario, sia per quanto riguarda la parte datoriale che per quanto riguarda la parte sindacale. La ricerca ha coinvolto una platea variegata, muovendosi sul doppio binario delle imprese e dei lavoratori della provincia spezzina. In totale sono state ascoltate 65 imprese del settore turistico e 68 imprese del terziario, contemporaneamente 98 lavoratori del settore turismo e 89 del terziario. Il progetto GOR rappresenta un grande cambiamento rispetto all'attuale sistema. Finalmente gli enti bilaterali, ossia degli enti paritetici che rappresentano sia Confcommercio, sia CGIL, CISL, UIL, le loro categorie che seguono questi settori, il commercio e il turismo, avranno finalmente la possibilità di affiancarsi a un sistema pubblico per quanto riguarda l'incrocio domanda e offerta di lavoro. Abbiamo appena concluso una ricerca nell'ambito del progetto GOL, la quale insieme alle altre svolte nelle altre province della Regione Liguria permetterà di modificare, di aggiornare quello che è il catalogo formativo della Regione Liguria. La ricerca è stata fatta su imprese e lavoratori ed è una delle prime volte che si matchano i due comparti, sia del turismo che del commercio, commercio al dettaglio. Emergono dei dati tendenziali. Sta cambiando in questi anni la ricerca e i canali di reclutamento che usano le imprese e che hanno effetto sui lavoratori. Per esempio, un'inversione esponenziale del fenomeno si ha nel canale online, che appartiene a tutto il mondo, sì, dei social, ma anche al mondo del recruitment online. Rimane comunque ancora, per queste piccole imprese, perché la maggioranza sono piccole imprese, è il canale preferenziale, che è quello della conoscenza diretta.